Il partigiano Aristide Soulier nacque a Pinasca il 7 maggio 1925 da Luigi e Emilia Carolina Lovera. Egli abitava con la moglie e il figlioletto di 10 mesi nella borgata Soglieri. Era entrato a far parte della Resistenza fin dal luglio del 1944, o forse anche prima, dal momento che nella stessa borgata vivevano altri partigiani, tutti ragazzi più o meno della stessa età. Salito in montagna con un vecchio fucile che aveva trovato nell'abitazione paterna, il giovane andava e veniva dalle bande, come molti altri uomini che non avevano ruoli di comando ed erano più defilati. Infatti, con il sopraggiungere della brutta stagione, quando le azioni di guerriglia si facevano più sporadiche e la vita in montagna più dura, molti rientravano in famiglia per mesi. La moglie, Olga Bert, e il bambino nato da poco rappresentavano certo un valido motivo per tornare spesso a casa. Purtroppo, qualche spia lo segnalò come partigiano e così fu catturato a casa, una domenica mattina, mentre era ancora a letto tranquillo con la moglie. Lo portarono a Villar Perosa, nell'allora Cinema Rib. Lì tenevano rinchiusi degli ostaggi. La sera del 18 novembre, due soldati tedeschi, lungo la via nazionale, si imbatterono in un gruppo di partigiani, i quali, appena scorti i militari, lanciarono due bombe a mano. Un tedesco rimase ucciso sul colpo, mentre l'altro, ferito abbastanza gravemente al braccio destro, riuscì a tornare al comando. Subito partì la rappresaglia. Vennero arrestati e portati al comando tedesco Luigi Gotti e Oreste Giordano, due operai della RIB che tornavano da Cimena. Dal cinema prelevarono anche Aristide. Fatti schierare i prigionieri lungo il muro di recinzione della fabbrica RIB, vennero uccisi con due colpi di pistola alla nuca e i corpi furono abbandonati tutta la notte lungo la via nazionale. Il padre di Aristide, per recarsi al lavoro a Villar, alla RIB, doveva passare proprio vicino al luogo dell'esecuzione, il muro di recinzione della fabbrica. Quel mattino qualcuno cercò pietosamente di fermarlo, per risparmiargli almeno la vista del cadavere, ma non ci fu nulla da fare. L'uomo scoprì il corpo del figlio, inerme a terra, e non poté contenere la disperazione. Il ragazzo era la luce dei suoi occhi. Si mise a inveire contro i nazifascisti, minacciò vendette cruente e dovettero portarlo via a forza per impedire che arrestassero anche lui. La moglie, rimasta vedova, fece ritorno nella borgata di Podio dai suoi genitori, ma non rinunciò a recuperare il fucile del marito rimasto nascosto in alta valle. Era tutto quello che gli rimaneva del marito, insieme al figlioletto. A giugno del 1945, al partigiano Soulier venne intitolato quello che durante il ventennio era stato il borgo Littorio, ai confini con Villar Perosa.